Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alle volte sentiamo questa obiezione che i cattolici e i cristiani ortodossi o gli ortodossi cristiani adorano la Madonna e la venerano più dello stesso Signor Gesù. E questo non è vero niente. Per noi, noi adoriamo il Signore, per noi Gesù e non Maria è l'incarnazione del Verbo di Dio. In Gesù, come leggiamo in Colossesi 2:9, abita tutta la plenitudine della divinità in un modo corporeo, panto pliroma tisteotitos somaticos, e Gesù il Signore, il Salvatore, e quindi la mamma di Gesù è la madre di Dio, non madre della divinità, ma madre della natura umana di Cristo, e la madre del Salvatore non è la Salvatrice, e quindi è lui il mediatore unico tra Dio e gli uomini. C'è anche un'enciclica di Papa Pio XII su questo argomento, secondo la prima lettera di Timoteo, secondo capitolo, versetti 3 e seguenti. Ma questo non impedisce, la mediazione di Cristo non impedisce l'intercessione della Madonna come a Cana e dei Santi, ma sempre nel quadro della mediazione di Cristo Gesù, essendo Cristo Gesù veramente Messitis, come si dice nel testo greco originale, Messitis, mediatore a metà, perché lui si trova, può mettersi a metà tra uomini e a mezza strada, diciamo, tra uomini e la divinità, perché lui stesso è Dio e uomo. Quindi anche questa parola Messitis è una parola figurativa che non rende veramente completamente il senso teologico, mistico, profondo. Quindi Gesù condivide la natura divina e umana. In Gesù ci sono due nature, l'abbiamo letto quasi con le stesse parole, quasi in Colossesi 2:9. E questa è la dottrina della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. Adesso l'obiezione va avanti, anzi va indietro, e dice: ci sono solo due feste per Gesù, Natale e Pasqua, e invece c'è un sacco, direi, di feste per la Vergine Maria, che loro chiamano semplicemente Maria, e un gruppo pentecostale, quindi molto, anzi un gruppo avventista musulmano, quindi molto zelante per il sabato degli ebrei, ha detto che la Chiesa dedica a Maria, cioè alla Vergine Maria, più di 200 giorni all'anno. Beh, veramente forse c'è buona volontà in queste obiezioni, forse c'è zelo alla gloria, alla doxa o al kavod, come si direbbe in ebraico, di Gesù, ma non c'è il minimo di informazione, come voi potete rendere conto. Ogni domenica dell'anno, quindi sono almeno 52 se non mi sbaglio, è la festa settimanale della risurrezione di Gesù. Ogni domenica, è domenica, dal latino dominica, dies, giorno del Signore, non giorno della Madonna. Kyriaki in greco da Kyrios e in armeno Giragi,
dal greco kyriaki, sempre da Kyrios. Quindi già 52 feste per Gesù ogni domenica, senza contare, questo è meno ufficiale, che ogni venerdì dell'anno è il ricordo doloroso della sua passione. Ma parliamo di feste. Cominciamo con l'Annunciazione, il 25 marzo, calcolata per essere 9 mesi prima della nascita, della Natività. Bene, il titolo ufficiale di questa festa è l'Annunciazione del Signore. Adesso andiamo in dettaglio per le feste del Signore. Ripeto, ogni domenica dell'anno è la festa settimanale della risurrezione di Gesù, Pasqua essendo la festa annuale. Una delle prime feste è l'Annunciazione, il 25 marzo, calcolata per trovarsi 9 mesi prima della Natività di Cristo. Il titolo ufficiale di questa festa qual è? Non è l'Annunciazione a Maria, ma Annunciatio Domini, l'Annunciazione della nascita del Signore. Bene, poi c'è la nascita del Signore, il 2 febbraio, prima del 2 febbraio, il nome di Gesù, la circoncisione di Gesù. Una volta c'era una festa lo stesso giorno del nome, perché il nome si dava ai bambini ebrei maschi il giorno della circoncisione o viceversa. E poi il 2 febbraio la presentazione di Gesù bambino al Tempio, 40 giorni dopo la sua nascita, l'Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione divina ai sapienti d'Oriente, come in Matteo 2, la sua manifestazione divina durante il suo battesimo da Giovanni Battista nel Giordano, la sua manifestazione divina nelle nozze di Cana. Poi abbiamo il suo digiuno, quindi cominciamo la quadragesima, cioè 40 giorni, ricordando il suo digiuno, quindi accompagniamo Gesù durante 40 giorni, e la settimana santa lo accompagniamo, la Domenica delle Palme a Gerusalemme, nella sua processione solenne entrata come reale alla città santa, sua capitale, e poi soprattutto il Triduo Santo, giovedì, venerdì, sabato santo e naturalmente la Domenica di Pasqua, lo accompagniamo quasi passo per passo. Celebriamo tutta la liturgia, anche nella liturgia latina leggiamo la passione, e ci sono i lettori sono come degli attori. Il sacerdote normalmente o il vescovo prende il ruolo di Gesù, eccetera. E poi abbiamo altre feste, la Trasfigurazione del Signore, il Corpus Domini, cioè la festa dell'Eucaristia, celebrata a parte quella celebrazione che se ne fa lo stesso Giovedì Santo. Abbiamo il Sacro Cuore, la solennità di Cristo Re, che è l'ultima domenica dell'anno liturgico nella liturgia romana cattolica o cattolica romana, e quindi non è vero che dedichiamo alla Madonna più di 200 giorni all'anno. E le feste della Madonna sono le feste dell'Ancella del Signore, diventata la madre del Signore, ma mai lo stesso Signore. Mille grazie.